Ci vediamo in TV, ci rivediamo in TV. Qualcuno dice che parla sempre questo, lo so, ma così mi fanno la sabato mattina, che devo Però fare? almeno porta sempre Chi sei tu? novità, porta Chi sempre sei tu gente che parli nuova. all'improvviso, che mi esce alle spalle con la voce? Nessuno, come diceva Nessuno, ti giuro, Ulisse. Ulisse, è vero, diceva così. Allora, signora qui, beh, oggi e domani è la festa della mamma, allora invece di portare sempre tutti quelli bravi, preparati, cuochi, pizzaioli, Certo, i bravissimi. professionisti, abbiamo portato tutti i dilettanti oggi, anche loro. No, Dilettante allo no, no, sguaraglio. tu non lo sai, ma lui viene dalla scuola di Mogol, quindi si vede che è Bravo, bravo, sì, ha scritto dei testi meravigliosi. no? Sì, ha scritto pure Al di là, però. Al di là per Betty Curtis e Luciano Tajoli, quando era molto Vabbè. si veste. Allora, buongiorno a tutti, eccoci al Buongiorno. sabato, dicevamo un medley di canzoni dedicate alla mamma con Oggi è speciale la Loris. festa E invece questa mamma normale, che poi non è normale, nel senso che non è di qua. Sei di qua come origini, però sei nata Io sono nata veramente perché mio padre era in finanza, sono nata qui vicino a Colonnella, però. però non ci sono mai stata, sono vissuta tra la Sardegna e Sorrento, E il poi dato paese di mia mamma. Là ho qua. Vabbè, studiato a studiate, Sorrento, insomma, vabbè. come No, no? cioè, no. Studiato, Cioè, vabbè, sì, sì. Ho studiato cosa? studiato e quello là, quella scuola che oggi si chiama liceo pedagogico. E prima? Magistrale. Magistrali, poi abbiamo fatto le specializzazioni, stavo Di facendo anche fatto la, tu. sì, stavo facendo anche per assistente sociale, poi mi sono sposata, non ho fatto più Se niente. vai da assistente sociale, giustamente, va E poi ho bene. iniziato a Allora, avete lavorare. sentito, zitti tutti, qua faccio una domanda di letteratura, ma molto vaga, perché la signora ha detto di essere nata? Nata? Cioè di aver abitato e di avere anche la casa a Sorrento, il paese più bello del Chi è mondo. nato degli scrittori italiani, non contemporanei, né moderni, a Sorrento? C'è una bella casa, ci sta la casa ancora, beh? C'è un castello che si trova proprio su uno scoglio sul mare. Lui attraverso le Spiega, finestre, le spiega. torri di questa sua residenza, vedeva tutto il golfo di Sorrento, dalla punta della Campanella fino a E Sorrento. quindi E si di là ispirava. venivano i saraceni, venivano coloro E lui guardava per e prima e lui scappava, guardava. perché da sopra si No, lui accorgeva. guardava E e scriveva. scriveva, che cosa, chi è? Di chi parliamo? Simo, lo sai chi è nato a Sorrento? Ha scritto un'opera che si chiamava in un modo, poi gli hanno dato anche un altro titolo. Allora, ma intanto vediamo, questo non lo sanno, Iniziamo zitta. perché mettiamo a Sì, un bollire attimo, il allora sugo. noi diciamo chi c'è nato, poi però la domanda è che ha scritto, perché se no. Ah, Allora, Torquato Tasso è nato a Sorrento, perché lo sapevi, no? E che cosa ha scritto la sua opera più famosa? bellissimo tra le Perché l'hai altre letto tu? Io cose. Beh, che vuoi, non. no, te sei una Bello. palla, te adesso. No, no, è un racconto, diciamo, Ah, un racconto, diciamo, sì, avventuroso, avventuroso, storico. saraceni, principi, Non lo sa, e lui, infatti. lui si è portato la fidanzata Loris oggi, Mara, però non gli dà notizie sulla letteratura. Adesso racconto anche un episodio che Beh, si può è lo riallacciare sugo, non lo al mettiamo suo. dopo. Allora, per prima un momento mettiamo a bollire il sugo Perché perché sennò se poi non ci no, stiamo per un'ora. questi sono dei pomodori che Perché la facciamo birra noi, portate? dei pomodori che facciamo noi con i pomodori di Cioè, Giulianova. così deve Giuliano. I pomodori fatti in casa sono. Sì, Quando ci allora facciamo. noi li facciamo in un Fa modo, fare le bottiglie, si dice, noi però li no? Pure a confezioniamo Millante, eh? E fate voi le bottiglie? in un modo un po' particolare, perché noi qua ho visto che passano i pomodori a crudo, invece noi li facciamo prima cucinare, poi li passiamo Chi è noi? noi giù in Campania, Noi? nella parte del meridione, in genere si fa così perché lo Gente del spieghi, sì, sud. gente del sud, poi li passiamo, poi li ricuciniamo un'altra volta con le Insomma, che cosa bottiglie. preparerai oggi? Lo Allora, vogliamo la cosa che dire? so fare Solo meglio quella. in No, assoluto, solo quella. solo, beh, io ho lavorato sempre, ho studiato, quindi non è Ha che studiato, quindi non aveva tempo, però abbiamo messo una mamma oggi che ci Sì, serviva una la mamma. mamma che insomma mi industria, adesso sono La in quale, io dico, pensione. quando gliel'ho detto, ho detto no, ma no, mi vergogno, ma no. Subito sì, ha detto. Che è? Cos'è?
E come io canterò la canzone nel Ecco, finale? vedremo un Canterò po'. oggi la canzone che da sempre avrei voluto cantare. Comunque adesso mettiamo a bollire un Sì, momento un il sugo, attimo. Sì, sì, ma altrimenti non non. hai detto ancora che cosa fai? La parmigiana di melanzane. Melanzane alla parmigiana. E noi diciamo parmigiana di melanzane, tutto il contrario. Dove siete voi? Di Giungere su, dai. Sorrento. Fate accendere. Sì. Allora io metto qua, O di metterla. per cui Non ecco. con oggi non. Allora, molto semplice questo sugo, facciamo bollire questo passato di pomodoro, poi alla fine aggiungeremo anche il basilico, metto l'olio di Giulianova. Vabbè, Eh perché no, Giulianova ci sì, un stava. olio speciale, A Giulianova buono. ci sta. A Napoli, ti portate a Napoli tu? No. Qua ce le mette? Beh, deve essere condito, deve condire tutta la parmigiana. Così, olio quanto basta, eh? Ti Poi piace ci. la parmigiana? L'ha fatto così lui, vedi? Piace il ragazzo, perché Poi poi mettiamo un questi pizzico, mangiano un po' alla giusto, fine. un pizzico di sale e facciamo bollire. Nel frattempo io ho già tagliato le Ma perché melanzane. le melanzane? Melanzane! A me piace dire le melanzane. Chi è che. Allora, ci sono due tipi di Due melanzane. tipi di melanzane. Questo, che è Tonda. tipico di qua, è una lunga che io ho già tagliato. Tu ovviamente hai optato per quella lunga. Certo, perché c'è un sapore più aspro, un sapore che forse dona meglio all'insieme di tutta questa preparazione. Questa è una melanzana un poco più dolce. Che Ah, ho sbagliato. è? Andiamo bene. Cioè, hai acceso un fornello e l'hai messo su un altro. Ti pensavo alle Questa è melanzane. una cucina un po' E lo so, particolare è che antica, è non moderna. Sì, conosco. ecco, si sente un po' di calore. Ecco. Va bene, allora domani è festa la mamma, tu festeggi? Beh, qualche La cosina nonna festeggi tu. facciamo, Vabbè, ancora non sono nonna, però insomma. però Allora, di c'ho i figli Sorrento. grandi, mi sono sposata molto presto, Ma tu non ce quindi. l'hai una canzone napoletana, alla fine, se ci viene in mente? No, non ce l'abbiamo. Che cos'è che abbiamo con cui volevamo aprire? Al colmeggio delle canzoni delle Dedicata mamme. Ti dedichiamo alla mamma. questo medley di canzoni Grazie. dedicate alla mamma. Ne ho fatto È scoprire la una. cosa più bella. Ne ho fatto scoprire una dei Io primi 56, tutte le mamme. non le conoscevo, ho capito che. Anzi, grazie a mio padre perché mi ha fatto Tuo questo padre ti ha regalo. aiutato, le sa tutte come Sì, me, le sa. sono costruzione Bene, allora, mentre tu puoi preparare, che ti serve? Un momento di niente, pausa? io ho messo, ho tagliato tutte le fette Di che? Le belle fette di di? melanzana, eccolo qua. Melanzane, sì. Qui ci mancano un pezzo, sa. Ma Vabbè, che fa? prendine un'intera, Ne ho pare messo un po', ho messo un po' di che. sale in modo che incominci a colare un E pochettino. allora lui canta, e mentre canta ti fa da Canto, poi sottofondo. preparo questo, metto l'olio per friggere, incomincio a friggere tutte le fettine. Va bene. Di che? Le fettine di? Di? E melanzane. Ecco. Medley con Loris della scuola di Mogol. Lo dedichiamo a tutte le mamme, specialmente E poi facciamo le capanze? Hai detto tutte le mamme. glielo devo, E quindi. basta. Andiamo. Loris. Ho imparato che il bene più grande che esiste nel mondo è solo la mamma. E alla mamma che mi vuole bene, mi resta soltanto. Grande così.
mi prendevi nel letto dei grandi, se c'erano i tuoni e avevo paura, mille modi per volermi bene, ma adesso son grande e comincio a capire, anch'io ti voglio bene, un bene grande così. Tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, sono le bellezze d'un bene profondo, fatto di sogni, speranze d'amore. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bimbo e riposo non ha, sembra l'immagine Madonna, sembra l'immagine della bontà, e gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme biancano, ma non sfiorirà la loro beltà. È tanto bello quel volto di donna, e veglia un bimbo riposo non ha, sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che il più bel sogno per me. Mamma, son tanto felice di viver lontano perché. Solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai mai sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli tuoi. Sento e la voce ti manca, la ninna nanna da me.
oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore, mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene. Queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. Cara, cara mamma, allora sentite che belle canzoni ha cantato. Bellissimo, molto bravo. E ti sei ricordato che sì, lo conoscevi. Sì. Allora, io ogni Natale, da 10 anni, facciamo una manifestazione, perché sono il presidente di un'associazione sportiva Athletic Club Giulianova, facciamo un dono per un sorriso. Che cosa sarebbe? Marcozzi ci fa una grande pubblicità. Mi piace assai quella manifestazione. Una cosa che viene dal cioè, cuore. I bambini che non hanno i giocattoli per sì. Natale, tu glieli regali. Mi è sempre più difficile. Che c'è signora Furiano, va bene? Mi è sempre... Va bene, è sempre più difficile. Abbiamo la sua approvazione. Però con tutte le difficoltà che ci sono noi la facciamo. La fate ogni anno. Un anno è venuto Loris. Però quell'anno fu un anno in cui il Cursal non era agibile, è vero? Sì. E andammo al Don Juan. Al Don Juan non volevano venire, non volevano entrare. Vabbè. Perché poi il Don Juan è una cosa privata. Ma lui cantò bene? Benissimo. Però hai detto che è migliorato. Sì, molto. Oh, lui, e molto. Tu qua non ti vede niente ancora? Allora, il sugo... All'una e mezza dobbiamo finire. E allora adesso metto a friggere, ecco, beh, dai, faccio riscaldare l'olio. C'è una buona confusione per quanto riguarda i fornelli. Questi sono i fornelli un po' strani. No, strani, questi sono moderni, tu sei dell'Ottocento, vero? Dell'Ottocento. E cioè, allora, comunque questi già si usavano all'epoca, tranne che non si accendevano di qua, ma c'era un'altra accensione, già c'erano. E quindi, ma? Ecco, adesso si fa riscaldare un po' l'olio. E poi ci metti? Allora, qui io ho preparato già... La mozzarella? La mozzarella a fettine. Ricordiamo che stiamo preparando che cosa? La parmigiana. Adesso io ho messo. Staremmo preparando, mettiamo un condizionale perché bisogna vedere alla fine come va. Ecco, già ho messo il sale in modo che scaricano un po' tutta quell'acqua che c'è. Adesso fra poco metterò a friggere, non c'è una forchetta però. La forchetta come la vuoi? Ecco qua, grazie. Prego. Appena si riscalda l'olio. Incominciamo a friggere le melanzane, che nel frattempo dobbiamo premere un pochino per far scendere tutta l'acqua. Ah, sono ricche d'acqua, eh? Queste sono un po' di meno, pare quelle di più. Ma spugna pare, che è? Ci si pulisce pure la matita. No. Ah, va le melanzane che esce l'acqua, non sapevo di tutto ciò, eh? Come no? Qua che c'è qui? È il parmigiano. Che è la base essenziale, perciò si chiama parmigiano. Ah, abbondante, mettiamo tutto? Tutto. Ma no, qua. Stai combinando. Aspettiamo le tue notizie. No, un'altra canzone dedicata alla, ma più moderna però, perché ti credo un po' antico là. Però abbiamo una mamma di... Ma è ora? Sei indecisa, va, non va? Non è calda ancora. Ma stai... Lentamente, mi pare un po' poco. Aumenta qua il volume. 8, ecco. Ah, ecco, 8, bel numero. Basta. Viva la mamma di Bennato. Perfetto, viva la mamma di Edoardo Bennato. Adesso vediamo se c'è un piatto. Il piatto ci sta qua. Che è successo? Ce la cantiamo adesso. E perché sei fermato? Aspettavo tua notizia. Vai, l'abbiamo annunciato già. Viva la mamma di Edoardo Bennato. Purtroppo nella versione di Loris Bennato non ce lo possiamo permettere. Allora ci permettiamo Loris, che è accompagnato dalla fidanzata Mara, che poi vedremo, ma non canta, eh?
Però nell'ultima canzone farà un po' così. Beh, prego. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, spettinate come lei. Angeli ballano rock, ora tu non sei un sogno, tu sei vera. Viva la mamma, perché se ti parlo di lei non sei gelosa. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, indaffarata sempre anni ben convinta, anche a voi severa. Viva la mamma, viva le favole degli anni 50, così lontane pure così moderna e così magica. Angeli ballano rock, ora non è un jukebox, è un'orchestra vera. Viva la mamma, perché se ti parlo di lei non sei gelosa. Ben ben, la sveglia che suona, ben ben, devi andare a scuola, ben ben, soltanto un momento. Viva la mamma, viva le regole, le buone maniere, quelle che non ho mai saputo imparare, forse per colpa del rock, forse per colpa del rock, forse per colpa del rock, forse per colpa del rock. Grazie. Vieni Mara, dai, presentaci la tua ragazza, per la quale vi passo, vai. Eccola qua, buongiorno. Si vergogna. Sì, lo so, lo capisco, ma si vergogna che è fidanzata a te, no, della trasmissione. No, non lo so. Vabbè, allora, che mi dici di loro? Come vi siete conosciuti? Siamo conosciuti. Non è meglio, se devi parlare qui. Via internet. Un classico, ah, già. Che, e se c'era lui il suo sito? Ma che di dove sei tu? Di San Nicolò. Beh, insomma, quindi siamo vicini. Una Milano, va bene, San Nicolò. Bellante. Allora? E lui mi scrive. Quanto tempo? Più di un anno. Più di un anno, resistete ancora. Tu canti le canzoni? Sì. Lei per il rock. Quindi. Lei per cos'è? Il rock. Quello tosto. No, su dai, no, beh, quello no. Facciamo scambio, lei mi impara rock e io mi impara melodico. Tu sei rock allora? Sì, non sono competente su questa musica. Ecco, arriviamo a un esempio di cui sei competente. Più sul genere, diciamo, metallica, licenziale. Ah, la metallica. Una metallara. E che dica, che le puoi cantare a lei, scusi? Non ce l'hai una canzone per lei? Ma anche qualcosa di moderno, le piace. Per esempio? Tipo Scanu. Valerio Scanu! In tutti i luoghi, in tutti i laghi. Qualcosa di Modà. Modà sì. Negramaro. Va bene, ma no, metà, che è metallico. Pop rock. Che vuoi dire? Va bene questi qua, sì. Negramaro, no, ancora un'altra volta. La tua passione, Negramaro. Uno scherzo clamoroso della regia. Era la mia passione. Signora, che si fa? Non si può lasciare un minuto, che combini guai. Come siamo messi lì? Le melanzane si devono cucinare. Le melanzane si devono cucinare. Che queste melanzane. Bisogna. Ma le facciamo per la fine della trasmissione? Beh. Sì? Cioè, penso di sì.
Oh, noi canterei, io canterò una canzone a fine, quando la trasmissione sta finendo, ormai non mi vede più nessuno, cantiamo, però mi piace quella canzone, la volevo cantare da sempre, ma l'ho trovata, la tonalità è quella giusta, vero? Sì. Ti piace a te le melanzane? Ti piace parmigiana alla melanzana? Tantissimo, quindi mi raccomando, non ne vuole mai. Beh, tu non so, perché poi ci vuole, dobbiamo metterle anche al forno, tra le altre cose. Beh, corri, che fa una, vi. Per la locomotiva a vapore, mentre qua siamo con la TAV. Scusa. Allora che possiamo... Senti, regia, mettiamo una pubblicità alla seconda, poi ce la giochiamo la terza magari dopo la canzone. Vediamo se mi dice di sì. Se mi dice di sì, io mi taccio. Che ha detto? Allora, ecco, si vedono le melanzane che si cuociono, fritte già. Sì. Racconta. E quello è il tempo che ci vuole. Ma noi dobbiamo finire all'ora e mezza. Lo so, però. E quindi non fare tre strati. No, non ne facciamo due, va bene. Facciamo così, quelli ma tanto mangiano lo stesso, questi affamati. Vero? Guarda, ecco, dai, coraggio, su. Presto, presto. Presto, ma io devo fare pure colare l'olio, sennò vengono troppo oleose. Ah, vero. Andiamo. Ecco qua. Adesso incominciamo a fare degli strati perché il sugo è cotto. E tu lo sai. Ecco, allora lo tolgo e spengo. Vogliamo parlare di questa manifestazione che domani parte da Poggio Morello e poi arriva a Giulianova. Si tratta del 12° raduno degli amici della 600. Ogni anno partono da Poggio Morello, 18 anni, e poi vanno a visitare a turno un centro della provincia di Teramo, e domani vanno da Poggio Morello a Giulianova, quindi la visita alla città di Giulianova in 600. Sono già tanti, 60 sono già gli iscritti, quindi 60 faranno rumore, faranno colore, daranno sapore a questa domenica 13 maggio. Gli amici della 600 con sede a Poggio Morello, eccola qua, e poi vabbè, a Giulianova arriviamo. Nel frattempo facciamo un primo strato di... Ecco, il primo strato, Simo. Il primo strato... Sembrava fettine. Impossibile, ma stiamo facendo il primo strato. Ci colleghiamo in diretta per questo evento che nessuno si sarebbe mai aspettato. È una cosa semplice. Devo togliere qua, ha ragione lui, se no non si vede, no, vero? Non si vede. Ecco. Una cosa semplice. Ecco, il primo strato quindi è pronto. Il primo strato, poi nel frattempo devo girare allora, questo. Per far capire, sotto ci allora, mettiamo... sotto ci abbiamo messo un po' di pomodoro, così bello cotto, col basilico, perché il basilico gli dà un profumo speciale. Speciale. Poi abbiamo messo un primo strato di melanzane fritte, quello è il tempo che si perde. Ormai siamo rassegnati. Melanzane. Poi, quando c'è un momento di tempo, per curiosità, mettiamo. Puoi vedere se esiste, se si può dire pure melanzane nella internet. Ecco, bravo. Mo che mettiamo? La mozzarella. La mozzarella? Sì. Di bufalo normale? Ci vorrebbe di bufalo. Ah, sarebbe meglio di bufalo. Purtroppo non c'è. E perché non c'è? Perché è nicumbrato, scusa. Se no c'era. E dove l'andava a pigliare? Non perché, scusa, questo portare a casa. Ho portato tutto. Perché tu l'hai fatta l'altra sera, è vero? Certo. L'abbiamo mangiata, era buona, le melanzane. Pure allora, il formaggio ci mette. Certo. Ci siamo ragazzi, Cominciano gli strati. Quello che non mi vede gli Stratos, per esempio. Stratos. È terribile come gruppo, conosci? Aspetta che devo togliere un momento queste perché sennò sono cotte. Devo mettere le altre. Dai, coraggio. Che sono l'1 e 5. Io devo cantare un pezzo alla fine. Non me le far indossare queste esibizioni. Mi viene in mente l'ora di per la mano. Che è? Di Tasso. Tarsu. Tasso. Ma dove è nato Tasso? No, diciamo nell'opera. Com'è? E tu con la G? La? Gerusalemme liberata. È arrivato finalmente. Meglio tardi che mai. Sì, sì, me l'hanno ancora scrivendo. E la tomba di Tasso è sempre lì? Che è morto lì pure? E là c'è la grande biblioteca di Tasso. Perché quello era un castello, hanno fatto metà un albergo del Tasso. E poi metà l'hanno lasciato. Come si chiama l'albergo? Hotel Du Tasso. Hotel Du Tasso da Tasso, che fai da figlia che te lo te? Sorrento, e poi è una, un albergo l'ideale perché è una visuale, però un po' gliel'hanno lasciato il castello. Sì, sì. E poi c'è la scaletta che va sulla spiaggetta privata che c'aveva lui. E capite Tasso, era la spiaggetta privata. Sì. Però c'era paura dei saraceni, mi è sembrato di capire. No, paura no, lui scriveva, stava là sopra, bello, tranquillo. È bello tranquillo, ma se arrivai a Saraceni, anche lui stava bello e tranquillo. E poi, oltre all'opera, Sorrento, anche per la canzone di Lucio Dalla, un pezzetto a cappella. Vedo per mare luci,
Arrivi, eh? Sì. Ma com'è la tua tonalità? Arrivo un là. Il do di petto ne si fa? Do di petto ci vuole il petto. È tutto bello magro. Tu ne puoi prestare tu? No, niente, vabbè. Do di petto ci vuole il Bocelli. Bocelli ce l'ha, eh? Pavarotti, Bocelli. Albano? Pensa di sì? Sì, anche Albano. Anche Albano. Che cantiamo? Signor, come siamo messi? Io te ne ho preoccupato. Siamo già al secondo strato. Secondo strato. Sì. E mo stai esagerando, stai correndo troppo, mo. Ci avviciniamo all'estate. Sì, una canzone che va sempre di moda. Una canzone che va sempre di moda. I nomadi vanno sempre di moda. Sì. Abbiamo scelto un pugno di sabbia. Signore e signori, per voi, Loris. Grazie. Prego.
Grazie. Siamo al momento culminante del finale travolgente in cui la melanzana alla parmigiana viene messa nel forno. Si è riuscita a fare tutti e tre gli strati. Sì, allora abbiamo concluso e sopra la mozzarella. Grazie, buona serata, arrivederci, ci vediamo. Allora, ciao. Abbiamo messo sopra, abbiamo messo il sugo che avevamo preparato, le fette di mozzarella e il parmigiano. Possiamo infornare. Possiamo allora. Infornare, piano, piano, che, sì. Un attimo, eh. Mi permetto di aprire prego, io. Prego. Ecco. Ecco qua. Quando deve il forno è già cotto, è già caldo. Il forno è cotto. Il forno è caldo, per cui insomma bastano 10 minuti. In genere io la faccio stare 15-20 minuti. In genere, ma no, qua però abbiamo... adesso abbiamo un orario ristretto. Però quando esce possono mangiare questi comuni sì, mortali. Sì, poi si deve raffreddare un pochino, mi fanno a mangiare. Allora le uscioni primo e secondo grado, guarda quelle come mi piace. Appassionato di melanzana parmigiana. Beh, la prossima volta ci vengo la mattina presto. Vabbè, poi non esagerare. La prossima volta facciamo un altro piatto difficile. Che? Molto semplice. Scusa, fermi, un nome molto difficile. Che? I messicani. Sì, scusa un po', ma chi è che ti ha invitato? Dove? La prossima volta? Niente, mi sono invitata da sola. Ah, ecco, perché non mi ricordavo. Mi sono invitata da sola. Forse gliel'ho detto, ma non mi ricordo. Cioè, ti sei invitata? È semplicissimo. Di una cosa proprio semplice, si chiamano i messicani. Ciao Pietro! Vediamo se qualcheduno lo indovina come si fa. Ma allora non c'è il quiz oggi? Non c'è il quiz oggi, no. Allora non c'è. Oggi non c'è. Non possiamo fare niente. Senti, ma tu sai cantare? No, assolutamente, io sono proprio stonata. Ma non è vero? Sì. No. Tutti così dicono. No, ma io proprio lo sono, da piccola sempre. Non mai... È da invece grande? Mio marito, che era di Giulianova, era intonatissimo e sapeva pure cantare le canzoni di Napoli. Ma tu che eri un po' napoletano, tu da un napoletano stonato, no. Mi sembra strano per la verità. Lo sono io. Ma pure i miei figli hanno preso di me. Nessuno ma tu ce l'hai torna a Surriento? Oddio, ce l'ha o non lo dice, dice di no perché non lo vuole fare. Dietro no. Non ci sta. Quando torna, perché lei è nata a Sorrento, sì. Insieme tu sei, tu e Tasso siete io nati. Io e Tasso. Abitiamo vicino. Hotel du Tasse. Io faccio 50 metri e sono vicino a du Tasse. Ma lui non c'è più. Va bene, fa niente. Comunque è bellissimo il paesaggio che si vede. Ma sono parenti di Tasso? Non lo so, questo non mi domanda. Sono documentato, ma devo fare una ricerca. Una piccola ricerca. Devo... Allora tu dici che sei stonato. Tu sei stonato, lo sai, ce l'hai? No, sì? No, ma sì. Ti piace? È bello. Allora, per non rovinare il finale, allora intanto mo canto io. Questo è un colpo di scena. No, e poi... No, per un disonore. Poi, per disintossicarvi, riascoltate lui. Ma c'era questa canzone, vieni qua, mi dovete stare vicino, ho bisogno del sostegno psicologico. Sostegno morale. Di qua. Era tu pure intervieni se non gliela faccio, perché proprio in difficoltà. Dai, presentami, che cosa canteremo? Canterò? Adesso. Ma non ci sta là ancora. Signore e signori, vi presento un cantante. Eccola qui, questa è che canterà. Un bellissimo pezzo, un bacio a mezzanotte nel quartetto centrale. Sembra insomma dell'antichità, però ci piace, che posso fare? Grave, la mogra volevo cantare. Speriamo che vada tutto bene, se va male tu sorreggimi, sì, sì. Soccorrimi, entra, supportami. Beh? Andiamo. Ah già, è vero. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte. Se c'è la luna, no, non ti fidare. Perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte senza baciarti. Se c'è la luna no, non ti fidare. Perché la luna a mezzanotte non curiosare riesce sempre a farti innamorare.
dare di stelle galeotte, parla d'amore che invitano a volare la mia stella. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar fantastica. Non ti fidare senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna tu, non mi guardar, luna, luna tu, non curiosar, luna, luna tu, non far la sentinella. Stelle cielo, stella il tuo cuore, ogni stelle cielo parla d'amor, ogni stelle cielo sarà la mia stella. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar fantastica. Questo è di coraggio aperto, eh sì, ma almeno sennò la gente si scorda subito, sennò qua rimane l'impressione, rimane. Com'è andata? Com'è andata? Senti che si sente già il tuo non cambia discorso, com'è andata? Bravo, 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 bravo. Molto. Ci vediamo Saracino per la signora... Solo quella, cioè, sai... Ma quella... Sai cantare solo già, quella? Sì, no, non so solo quella, però insomma me la ricordavo. O Saracino, mentre come siamo messi qua con la... Bene, senti, si vede? Il profumo, senti. Senti un profumo, scusa. Perché tu poi la mangerai, vero? Come? Allora, in attesa della melanzana parmigiana che è pronta, ascoltiamo in omaggio della signora Partenopea. Grazie. O Saracino. Grazie. Loris. O Saracino, bello guaione. O Saracino, tutte femmine fanno innamorare. Te di capelli ricci ricci, lucchi briganti e sole in faccia, ogni fiole s'abbice se vede passare. Da sigaretta e mocca, da mano tinta sacca, e se ne va a smaggiare sopra tutta la città. O Saracino, bello guaione, o Saracino. O Saracina, tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e belle core, sape famo, e malandrino, e tentatore, si guardate per fa innamora, e la bionda la delene, e la bruna se ne muore, e velene calamite, queste femmine che la fa. O Saracino, o Saracino, un bello guaione, e belle facce, e belle core, tutte femmine fanno innamorare. O Saracino, bello guaione, o Saracino, tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e belle core, un sape famore, e malandrino, e tentatore, si guardate per fa innamorare, ma una rosa l'altra sera, con un vaso, scuna scusa, t'ha rubata nel cuore. Saracino, non si chiù tu. O Saracino, o Saracino, un bello guaione. O Saracino, o Saracino, tutte femmine fanno amore. Saracino, Saracino.
Ringrazio, bravo, grazie. L'ha fatta apposta per te. È bravo comunque. È molto bravo. Questa bravo. Canta benissimo, l'hai cantata. Sì, sì. Lo prenotiamo per un dono, per un sorriso? Sì, sì, come no. A proposito, la canzone che è più richiesta. Ah, da noi? Vedi, è... vedi, la canzone. E quella è più richiesta. Senti, ma se uno vuole, se vuole i tuoi concerti, vuole che tu ti esibisci. Una sera, per esempio. Ma no, lui, sì. Prego, rispondi. Per chi volesse contattare c'è il sito internet www.lorispizzi.it. Come si chiama Loris? Loris Pizzi, una Z e due I. Una Z sola e due I? Sì, c'ha mille pronunce. Pizzi. Sì. Non so, mi faccio dentro oggi noti dove sei anche tu. Ma tu fai le serate? Sì. Vai a cantare? Che quando fai? Sì, c'è il periodo dell'iniziazione. La comunione, i matrimoni, le separazioni pure, no? Separazioni. Ma si festeggia, pure che si è liberato, è vero? Contento. Pure i pensionamenti. Sì, perché non ci si arriva a fare la pensione, non vedi, vero? Anche se dicono che c'è la crisi. Anche? Sulla musica. La crisi. Però la crisi. A prezzi modici, vero? Sì. Se no uno non può. Questo canta anche due ore di seguito, vero? Sì, anche di più. Anche di più. Ma tu, diciamo, fai anche l'università, per sicurezza, insomma, cioè, ti metti giù. Quella è la prima cosa, perché oggi senza pezzo di carta... A volte anche col pezzo di carta, per la verità. Di... È vero. Quindi studio canto. Come siamo messi qui? Quasi pronta. Vede come si è sciolto, come si è sciolta la mozzarella. Ah, ecco. Ormai è fatta. Esce questo profumo, però questo poi c'è la palata di ferro, da quello che ho capito, mi sembra che ci vuole. Vabbè, vero? Poi l'importante è che la facciamo. Allora, per chi minuti, ci ha ascoltato, vuoi riepilogare che cosa hai fatto e come l'hai fatto? Sì, dall'inizio. Allora, abbiamo preso una bottiglia di pomodoro, perché questo è fatto in casa. Ah, ho capito, tu la sera. Prima ti fai la bella birra, poi ci metto il pomodoro. In genere, insomma, ci vogliono questi pomodori caserecci, diciamo. Caserecci, cioè quelle le bottiglie, così ho fatto le bottiglie, sì. E si mette a bollire, poi quando è quasi pronto ci mettiamo il basilico, che è la base essenziale per dargli il profumo, e lo mettiamo da parte. Nel frattempo abbiamo tagliato le melanzane, la melanzana a fettine. Sono rassegnato ormai. Sono rassegnato. Allora, ci siamo informati, melanzane si dice melanzana. In senso dialettale, ma non melanzana. Italiano, meglio usare melanzana. Allora faccio la melanzana a fette e la metto sotto sale, come tutti quanti. Io direi di usare quelle scure che vengono dalla Campania, soprattutto. Quello blunghe. No, questo sono... perché devi portare questo per farlo vedere che questa è più dolce, questa melanzana. Hop, prendi a volo. Hop, bravo. Allora dimmi, poi... Poi facciamo tanti strati, dopo averle fritte le fette facciamo tanti strati. Ogni strato ci mettiamo un po' di questo sugo già che abbiamo preparato, ci mettiamo la mozzarella tagliata a fettine e ci mettiamo molto parmigiano, perciò si chiama parmigiana. A volontà, proprio a volontà. A volontà. Poi ce ne facciamo un altro strato, sempre con gli stessi ingredienti, infine l'ultimo strato è sopra gli stessi ingredienti. La mettiamo al forno per un 15 minuti ed è pronto. È un pranzo estivo pure. E ma cosa però? Vabbè, poi si fa un po' prima e si fa raffreddare. Profumato, estivo e bella. Quindi va è bene, buona. È consigliato. Sì. E ci sono tanti sapori. Perciò il basilico gli dà un profumo anche, il parmigiano altrettanto. Il parmigiano, aprendo si sente una tutto... zoomata di parmigiano. In genere una signora mi ha detto che qui ci mettono anche come si chiama, la carne macinata, ma non da noi, no. No. Noi semplice. Così. Già bastano questi ingredienti che si amalgamano tra di loro. Va bene e così allora? La... Sì, abbiamo concluso, signora. Sì, la possiamo togliere. Ma con che la togliamo? E con questo. Dai, proviamo un po'. Non giustionare. Non giustionare. Vediamo se riusciamo. Ecco. Che profumo assai. Vieni un po' a sentire tu. Vieni, passa di qua però. Mara viene a sentire. Tu sai cucinare, ma? Quasi niente, ho capito. Forse meglio di me. Prego. Senti? L'odore è buono. Già l'odore è buono, ma stai qua. Allora, adesso possiamo spegnere. Tu gelosa che sta qua un minuto, no? Assaggiatore. Sei? Assaggiatore. Mi raccomando, piano.
Brava. Ecco la nostra pancia. Siamo riusciti. Eccolo qua, melanzane, lo inquadriamo, dobbiamo togliere il tutto, dai? Sì, sì, dai. Ecco, se lo inquadra lì, tu lo vedrai lì in televisione. Sì. Ecco l'ottimo Simone che inquadra il piatto appena uscito, sfornato, ha passato davanti con tranquillità davanti alla telecamera, te l'ho detto non ci passare, passate con tranquillità. Che bello! Rivediamolo, Simone, fa, facciamo rivedere. Volta, perché della, è bello, ecco, proprio. Ecco, giusto, lo muovo un po'. Ah, Franci! Beh, c'è la pirofila, ci sta. No, 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 però può scottare. Ah, può, va può. Bene così? Sei bellissimo. Ma lo mangerete? Allora, grazie a Damiana per questa parmigiana, fa anche rima. Grazie a Lori, grazie a Mara, grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie a tutti gli amici in regia. Buon appetito e ci sentiamo la settimana prossima. Arrivederci. Ciao.